Dalla metà di luglio anche a Parma sono stati installati varchi elettronici e sono entrati in funzione. Che cosa ne pensa Enzo Malanca, direttore generale dell'ASCOM? Ma i varchi sono un provvedimento ormai che si può vedere da molte angolature. Noi riteniamo che in primis per Parma non fossero un provvedimento né urgente né così sentito dalla popolazione. E quindi poteva essere tranquillamente un provvedimento che in una situazione di crisi come questa potesse essere rinviato a momenti migliori. Successivamente sappiamo quali sono gli effetti che i varchi hanno prodotto là dove sono stati installati e quelli che stanno producendo. Gli effetti in realtà sono tre. Uno, tendenza alla fuoriuscita da parte del centro storico di molte attività di servizio, professionisti, medici, eccetera, che non essendo più raggiungibili o più difficilmente raggiungibili dai propri clienti, tendenzialmente si spostano con i loro uffici, con i loro studi, al di fuori delle aree sottoposte a ZTL. E questo è sicuramente un evento non positivo. Ho letto da qualche parte che anche il vice sindaco pare che si abbia fatto questo tipo di scelta, quindi mi pare che, come avvocato, evidentemente col suo studio, mi pare che questo è molto significativo di quello che succede e succederà. Non sono ipotesi, sono dati reali che poi uno può verificare in qualunque altra città. Altro effetto assolutamente negativo è il fatto che se prima dei varchi non si procede, come non si sta procedendo, ad una politica di costruzione di una rete di parcheggi sufficienti per coprire tutta la percorribilità, tutta la lungimirità del territorio del centro storico nell'ambito dei 200-300 metri che sono quelli che sono normalmente considerati possibili per un avvicinamento pedonale, noi rischiamo di isolare intere aree della città dalla possibilità di raggiungimento, perché è chiaro che colui che viene da fuori Parma e che vorrebbe accedere al centro storico deve trovare un accesso facile. Se uno viene, la paura dei varchi non è una paura poi ingiustificata, perché a moltissimi è capitato di andare in città che hanno già i varchi applicati e di prendere multe salatissime che sono 78 euro più 14 di notifica, sono 92 euro a volta. Ecco, quando uno si sbaglia e fa tante entrare in una città sbagliando varco, spende 200-300 euro di multe è una cosa di un attimo, proprio di 5-10 minuti. E questo è una di quelle cose che spaventa, una di quelle cose che disincentiva l'eventuale accesso al centro storico da parte di chi non è estremamente pratico del centro, ma di estremamente pratici col cambiamento normativo che c'è in continuo. Io direi che non c'è nessuno, neanche il cittadino di Parma. Immaginiamoci il cittadino di Reggio che potenzialmente può venire a Parma, o di Reggio di Bergamo, di qualunque altra città, insomma, di quello che può essere l'accesso di un turismo esterno. E questa è la fase che poi a noi interessa di più, quella che preoccupa di più, perché anche questo è un riflesso di fatto che abbiamo constatato in tutte le città che hanno varchi, in tutte le città che hanno applicato varchi ci sono grossi problemi, tutte le città che hanno varchi hanno avuto minori accessi al centro storico. Quindi sono dati di fatto di cui io avrei tenuto conto prima di applicare i varchi. Noi avevamo chiesto che prima di applicare i varchi vi fosse attuato un piano parcheggi, che oggi non c'è, vi sono alcune zone che possono essere dirsi abbastanza coperte dai parcheggi e vi sono alcune zone come l'Oltretorrente che è assolutamente scoperto totalmente di parcheggi. Quindi prima si sarebbe dovuto fare un piano parcheggi, realizzarlo, parcheggi a rotazione però, non parcheggi soltanto in proprietà, perché altrimenti non servirebbe all'uso di cui stiamo parlando, e fare realizzare questi parcheggi, fare realizzare una rete di segnaletiche come in parte adesso su nostra richiesta il Comune ha cominciato a realizzare in modo totalmente insufficiente dal punto di vista quantitativo per favorire l'accesso diretto ai parcheggi senza incorrere nel rischio di prendere multe attraversando varchi involontariamente, ma per fare questo ci vuole una segnaletica estremamente diffusa che prenda da ogni direttrice che porta alla città il turista e lo porti in un parcheggio sicuro. Certo, questo è possibile farlo, certo che se lo facciamo con 14 segnaletiche è insufficiente, ci vorrebbero molte più di quelle che in questo momento si stanno attuando, cioè quelle che si sta attuando adesso è veramente una goccia nel mare. L'abbiamo chiesto, lo stiamo ribadendo. Detto tutto questo, che richiederebbe anche dei tempi, loro dopo i varchi potevano anche essere fatti. Io ritengo sempre che per una città come Parma non ne capisco il senso,
ma capisco che leggo che in tutti i comuni, quindi Parma non fa la differenza, il varco, come è stato purtroppo anche per certe segnaletiche di velocità, viene utilizzato mediamente per incassare importanti somme nel bilancio comunale, perché si parla di diversi milioni di euro di multe che tutti gli anni i comuni che hanno attuato i varchi, riescono a mettere nelle casse delle comunali. Io credo che a fronte di questi ingressi, che sicuramente saranno interessanti per l'amministrazione comunale, il danno che ne può derivare al centro storico, ma non solo al centro storico, al commercio della città complessivamente, infine considerando anche le concorrenze e le comodità che si verranno attuate dai grandi centri commerciali che sono in progetto e che si realizzeranno in cintura alla città, rischiano di dare questa, di creare una desertificazione del centro storico, se non quantitativa, una desertificazione qualitativa. Questo è il rischio che noi temiamo ed è il motivo per cui siamo contrari ai varchi.